Eccoci qui Gianni Brugnoli, vicepresidente Confindustria e convegno su ITS, istituti tecnologici superiori presso l'Istituto Galilei a Roma. Brugnoli, lei ha appena terminato l'intervento, ci può fare il punto sugli istituti tecnologici superiori, per quale motivo il governo sta investendo e però anche per quale motivo non decolla ancora come dovrebbe questo settore di punta post superiore. Prego. Per i ragazzi è un'opportunità iscriversi agli istituti tecnologici superiori in quanto danno un alto grado di occupabilità, tant'è vero che la percentuale di oltre l'80% dei ragazzi viene assunto alla fine del percorso biennale. L'importanza strategica di avere nelle imprese un partner fondamentale, perché da il 70% di docenza viene dal mondo dell'impresa e oltre il 40% delle ore di laboratorio vengono fatte all'interno delle imprese. Il PNRR dà un importante boost per quanto riguarda lo stanziamento economico, si parla di 1,5 miliardi per i prossimi 5 anni. La legge è stata fatta nel mese di giugno e quindi adesso ci sono i decreti attuativi da mettere subito e da scrivere. Dobbiamo accelerare questa importante riforma perché è un'opportunità per il Paese per colmare quel gap di mismatching tra domanda e offerta di lavoro. Troppe imprese non stanno trovando personale qualificato perché la lontananza delle scuole ormai è da troppo tempo consolidata. Con il sistema degli ITS questa distanza si accorcia, le imprese sono protagoniste e dobbiamo investire velocemente e in maniera molto puntuale questi importanti denari per i prossimi 5 anni. Brugnoli, le percentuali di occupazione degli ITS risultano alte, ce lo conferma? Lo confermo, la media nazionale è superiore all'80%, quindi vuol dire che stiamo parlando ancora di numeri sottili perché sono 21.000 iscritti all'interno delle nostre ITS per 5.000 diplomati l'anno. Il nostro competitor maggiore, la Germania, che ha oltre 800.000 iscritti, quindi un gap da colmare veramente molto importante, però è una formazione concreta, laboratoriale, voluta e creata fortemente dalle aziende. Brugnoli, ha fatto accenno alla riforma degli ITS, in cosa consiste e perché è importante che vengano approvati i decreti attuativi della riforma il prima possibile? Perché a 10 anni dall'iniziazione degli ITS c'era bisogno di un check-up, quindi di un'importante riforma. La riforma vede nella fondazione l'importante presenza dell'imprenditoria nazionale, un asset strategico per il nostro paese, la docenza arriva dalle nostre imprese, i laboratori vengono fatti nelle nostre imprese e soprattutto la coprogettazione viene fatta tra mondo della docenza e mondo dell'imprenditoria. Facendo così si intercettano i cambiamenti didattici necessari per mantenere il grado di successo delle nostre imprese. Un'ultima domanda, quanto costa a una famiglia far frequentare al proprio figlio un istituto tecnologico superiore? È un costo veramente accessibile, per la gran parte del costo viene coperto dalla fondazione stessa, dalla regione di appartenenza e dalle aziende partner, quindi è veramente una cifra modesta per quanto riguarda questa tipologia di formazione, che però è di grande qualità ed è una grande opportunità per i nostri ragazzi. Ci conferma, ultimissima, che si tratta di un percorso formativo quasi di livello universitario? È una cosa differente, la seconda gamba nel post diploma. Da una parte c'è l'università, noi abbiamo bisogno di tanti laureati, soprattutto nelle discipline STEM, ci mancava questa seconda gamba professionalizzante post diploma di 2 anni di professionalizzazione, veramente di grandissima qualità, ma strategica per il nostro paese. Ma esistono in tutte le regioni d'Italia gli ITS? Tendenzialmente esistono in tutte le regioni, ma non dobbiamo avere la diciamo frenesia di aprirle dove non servono. Noi dobbiamo aprire non fondazioni ma corsi di formazione laddove c'è domanda di una specifica materia che in questo momento non c'è. Non creiamo falsi modelli che non possono funzionare dove non c'è domanda di manodopera specializzata e qualificata. Bene, grazie a Giovanni Brugnoli, vicepresidente Confindustria.